quest del Nero Martellante fosse all'interno del gioco già si sapeva da tempo. Quello che non sapevamo era come farla o addirittura attivarla. Beh, da ieri il mistero è svanito e tutto è venuto alla luce. Io è la destinazione per questa missione e non è chiaro ancora da quanto tempo c'è questa cosa. Sembra da ieri, da quando Xur è arrivato, oppure da martedì, da quando il focolaio Suyo è attivo. Quello che è sicuro è che il luogo della partenza di questa quest è l'oasi perduta e che ci porterà a fare una missione veramente difficile ma affascinante. Quindi preparate una bella squadra da tre e provateci anche voi. Il nero o il fuso martellante di Destiny 2 non si chiama così, ma gli è stato dato il nome di Sussurro del Verme. Anche visivamente è leggermente diversa, ma lo ricorda molto. Noi ieri siamo stati fino alle 4 di notte a provare in live insieme a voi. Non appena uscita la notizia che qualcuno aveva trovato questo portale, ci siamo fiondati a provare e con il vostro appoggio e aiuto in live abbiamo tentato circa 4 volte di affrontare la missione senza successo, purtroppo. Ma mi sembrava il minimo informarvi tutti di come affrontare al meglio questa missione. Dunque, come detto io, oasi perduta, c'è da aspettare, sappiatelo, c'è da aspettare l'evento della piaga corrotta. La missione si attiverà solo con quello, quindi bisognerà avere un po' di tempo, perché a volte in questa zona spona anche quello dei Cabal e a volte spona 2 o 3 volte di fila. Purtroppo non si alternano, ma la stessa cosa vale anche per quello della piaga, quindi se siete fortunati riuscirete a farlo anche 2 o 3 volte di fila. Con l'evento attivo potete anche non finirlo, anzi in realtà non potete anche non iniziarlo. Nella zona comparirà un altro boss corrotto simile a quello dell'evento pubblico eroico, che andrà naturalmente ucciso. Una volta fatto questo si aprirà un portale vicino alla zona di spawn dell'oasi perduta. Da qui in poi inizierà la vera missione del Sussurro del Verme. Avvicinatevi al portale e aspettate il caposquadra che dovrà spingere semplicemente quadrato. A questo punto il portale vi porterà all'interno del settore perduto, che si trova lì vicino, con qualcosa di diverso però. I nemici che ci sono scompariranno e si attiverà un timer di 20 minuti, proprio come succedeva in Destiny 1. Per questo alla scoperta del timer si è subito gridato al Nero Martellante. Dunque 20 minuti, collasso dell'anomalia. Arrivate in fondo al settore perduto facendo il giro, oppure ci sono delle sporgenze che vi permettono di salire direttamente dall'entrata per arrivare vicino alla cassa finale. Quindi proseguite un po' dritto e vi accorgerete che ci sarà una piccola piaga che prenderà del danno. Fatela scoppiare per far comparire un buco sul pavimento e da qui inizia una fase di salti alquanto difficile che dovrete portare a termine nel minor tempo possibile. Non vi ho parlato di armi e di armature. In questa fase necessitate di essere agili, quindi per il titano avere il leone rampante aiuta e non poco, come per i cacciatori avere i calp e anche per gli stregoni avere i passi trasversini. Insomma, per la fase dei salti dovete avere qualcosa che vi aiuta, non è necessario, nel senso che se non ce lo avete ce la farete lo stesso, però ecco, diciamo che aiutano. Per le armi sappiate che finita la fase dei salti bisogna combattere contro tantissimi corrotti e le armi da usare saranno fondamentali. Il loadout non sarà bloccato, quindi sappiate che durante la missione potrete cambiare armi. Vi basta pensare che nella prima stanza ci sono scudi solari, ma nelle altre due stanze gli scudi saranno misti e belli incasinati. Quindi se volete lo sleeper può fare al caso vostro, lo shotgun Ikelos anche, anzi soprattutto io ho usato quello per esempio, così anche come dei lanciarazzi se volete invece essere quelli che liberano le zone, anche se poi per i boss finali forse non sono il massimo. Sì, dico boss finali perché sono più di uno, comunque ci arriveremo. Vi basta pensare a portare tutto il vostro arsenale se volete cambiare in fretta durante l'incontro. Dunque, siamo rimasti al buco. Da qui si comincia a saltare, diciamo che la strada è segnata da queste luci rosse e che ci aiutano a capire perlomeno la direzione che dobbiamo prendere. Vi lascio al percorso fino ad arrivare alla stanza gigante.
Arrivati alla stanza gigante che noi abbiamo soprannominato la stanza verde, bisognerebbe fare tutto il giro da sopra, salire sulle pareti dove ci sono sporgenze verdi e piano piano fare tutto il giro della stanza per arrivare poi a un punto in cui bisogna buttarsi in un buco per continuare. Fortunatamente c'è una scorciatoia nella stanza. Noi purtroppo l'abbiamo scoperta solo durante l'ultima run che abbiamo fatto offline perché era veramente tardi. Quindi invece di fare tutto il percorso e salire sulle sporgenze, tornate subito indietro una volta arrivati all'interno della stanza e c'è un buco invisibile che non si vede, ma se entrate lo spettro vi farà luce per continuare ad andare avanti. Questa scorciatoia è oro perché vi permetterà di salvare moltissimo tempo per poi appunto uccidere i nemici. Da qui c'è ancora un altro pezzettino da fare prima di arrivare alla stanza dei nemici. Dunque è il momento di cambiarsi, in questa fase le super diventano fondamentali e riuscire a concatenarle sarebbe il top. Io ho deciso di cambiare dal leone rampante ai sintocipiti perché ci sono talmente tanti nemici che sono quasi sempre circondato e quindi il suo perk si attiva spesso. Cacciatori con le bighe se decidono di fare le sfere o il flusso Raiden se decidete di usare la sottoclasse ad arco. Obiettivo della prima stanza è fare fuori tutto e tutti, piaghe e nemici. I nemici sono al 385, quindi molto tosti da buttare giù e soprattutto fanno molto male, quindi preparatevi a morire abbastanza spesso. Una volta uccisi tutti i nemici sulla porta comparirà una piccola piaga, sparateli semplicemente per aprirla. Qui ci sarà un piccolo intramezzo, non usate la super in questa piccola stanza perché nonostante hanno tutti lo scudo i nemici sono pochi e quindi la sprecherete. Nella seconda stanza grande invece diventa un po' più complicato perché ci sono cavalieri e cecchini. I cavalieri vi spareranno del fuoco e i cecchini appunto vi spareranno da lontano. Entrambi questi nemici dovranno essere il vostro obiettivo principale, quindi usate i fucili a ricognizione e soprattutto cercate di fare un focus sugli elite, quindi un po' di comunicazione servirà. Anche qui lo scopo sarà quello di uccidere tutti e tutto, piaghe comprese. Nella stanza successiva ci saranno cecchini ed un burrone che però è chiuso. Per liberarlo vi basterà uccidere i cecchini e basta, e non tutti i nemici per passare oltre. Buttatevi giù e arriveremo nella stanza finale. Dunque, spero che vi sia rimasto del tempo a disposizione perché ne avrete sicuramente bisogno. Qui ci saranno 5 piaghe e tanti nemici. Sappiate che se uccidete tutte le piaghe, i boss usciranno tutti insieme e diventa alquanto complicato riuscire poi a gestire la situazione. Quello che vi consiglio di fare è quello di far fuori le prime due vicine, così da far spawnare il primo boss, e poi fare il resto piano piano. Noi abbiamo fatto l'errore di fare tutte le piaghe ed il risultato è stato 1 milione di nemici e 3 boss a cui sparare e tanta tanta confusione. Giunti alla fine, quindi se uccidete i boss in tempo verrete ricompensati dunque dal sussurro del verme, che è il nero martellante di Destiny 2, un'arma che ha lo stesso identico funzionamento dell'arma che tanto abbiamo amato su Destiny 1 e quindi facendo 3 colpi precisi, i 3 colpi non solo tornano nel caricatore ma non vengono consumati, quindi decisamente un'arma forte da avere. Finita la missione vi si sbloccherà una versione eroica di questa stessa cosa con l'obiettivo di droppare il catalizzatore per prodigiare il sussurro. La versione eroica però sarà al 410 di luce. Quindi insomma potete immaginare voi la difficoltà. Il catalizzatore darà a quest'arma lo stesso perk che ha l'Adria o lo sniper del protocollo, cioè quando si mira un bersaglio per qualche secondo danno e stabilità aumentano, che combinato con il suo perk fa di quest'arma una vera potenza di fuoco. Quindi tutto quello che c'è da fare per prendere il sussurro del verme è qui dentro. A me non resta che augurarvi buona fortuna perché la missione è alquanto complicata ma molto molto bella da svolgere. Era ora che la Bungie mettesse questo genere di missioni all'interno del gioco e in questo caso mi sento di fargli i complimenti perché è veramente una bella sfida. Fatemi sapere nei commenti anche voi cosa ne pensate, se avete trovato già l'arma, se l'avete provata soprattutto, e se invece siete ancora a secco e state provando da ieri notte. Io vi chiedo di lasciarmi un like se il video vi è stato utile e di iscrivervi al canale per rimanere sempre informati sui segreti di Destiny 2. Alla prossima, ciao!